La firma invisibile consente di firmare digitalmente un file in formato PDF, evitando l'inserimento dell'appearance, vale a dire il campo di firma visibile all'interno delle pagine del documento. Una volta firmato, il file assume l'estensione signed.pdf. In questo video ti mostrerò come apporre una firma invisibile con Aruba Key. Per iniziare, seleziona e trascina il documento sopra il pulsante firma della barra degli strumenti. Attendi il recupero delle informazioni relative ai certificati contenuti nella Smart Card. Dalla schermata che appare, seleziona, mediante l'apposito menu a tendina, il certificato per la firma digitale in formato nome e cognome. Inserisci il PIN di protezione della Smart Card. Dal campo Salva come, verifica che il percorso utilizzato per salvare il file firmato sia quello desiderato, altrimenti dal pulsante indicato selezionane uno nuovo. Puoi scegliere se cifrare o meno il documento al termine della firma. Ti basterà abilitare il checkbox indicato. La cifratura di un file consente la protezione del file stesso, trasformandolo in un documento non immediatamente leggibile. Una volta cifrato, il file può essere aperto esclusivamente con chiave pubblica, anche in caso di successiva scadenza del certificato, e può essere visualizzato e decifrato dal destinatario indicato in fase di cifratura stessa. Dall'apposito menu a tendina, seleziona una tra le due tipologie di firme. Firma PDF Basic, una tradizionale firma in PDF compatibile con tutti i comuni reader disponibili per questo formato, oppure firma PADES BES, un particolare tipo di firma in formato PDF avanzato, ma che viene riconosciuta correttamente solo dalla versione 10 del software Adobe. Abilita il checkbox Firma invisibile. In questo modo la firma invisibile viene apposta automaticamente su tutte le pagine del documento che si intende firmare. In alcun modo il sistema permette di selezionare le pagine su cui apporre la stessa o di firmarne solo alcune. Procedi al passaggio successivo. Mediante il pulsante Apri documento, verifica il contenuto del documento. Poi dichiara di aver preso visione del documento e di essere consapevole della validità ai sensi di legge della firma apposta. Clicca su Next per procedere. Al termine dell'operazione si visualizza la seguente schermata che notifica la corretta firma del file e da cui è possibile, cliccando sul nome del file, verificare la validità legale del certificato. Infine clicca su Finish per chiudere la schermata. Il documento viene salvato in formato signed PDF nella cartella indicata in fase di firma. Per firmare più documenti contemporaneamente con Aruba Key dovrai utilizzare la stessa procedura di firma di un singolo file. Ti basterà selezionare il gruppo di documenti presenti all'interno di un'intera cartella e procedere come mostrato nel video.